Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach, perché ho questo elastico, va bene, parliamo dopo. Sono veramente. No, non mi interessa nessuno di questa cosa. Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Oggi sono particolarmente felice perché dopo tanti sforzi ho capito che tipologia di video vi interessa e lo sono ulteriormente perché si parla di esercizi riguardante la sicurezza. Parliamo dell'antero e la retroversione del bacino, antero e retroversione. Vabbè, ma adesso mi spiegherò meglio. Ragazzi, allora, come dicevo, sono particolarmente felice perché nel video precedente in effetti sono stato molto veloce, sono stato abbastanza generico, così come dimostrato dai commenti, perché ci sono state diverse domande. Ma sembra che ormai questi video bisogna farli sempre più veloci possibile, ma forse questo non era il caso e ne sono contento di questo. Infatti ti posso dire ragazzi che questo semplice movimento, come avrai capito in quello precedente, non solo ti garantisce una sicurezza durante i tuoi allenamenti e i tuoi esercizi, ma ti garantisce anche delle migliori performance e quindi dei migliori risultati, appunto, in tutta sicurezza. Avrei capito sicuramente, se hai guardato il video precedente, che questa tipologia di movimento si applica quasi in tutto, magari durante, mentre stai facendo un military press, quindi stai spingendo con il bilanciere, uno degli esercizi tipici che riguarda l'allenamento delle spalle, o magari stai facendo il plank. A proposito, una parentesi, ragazzi, se vi interessa un video su che cosa effettivamente, a che cosa serve il plank, fidatevi, perché non è come pensi tu. C'è un discorso abbastanza ampio e molto interessante. Perché lo devi applicare, perché lo devi eseguire, quante volte lo devi eseguire e che risultato effettivamente ti possa dare. Scrivimelo giù nei commenti. Prima di proseguire, voglio dirti che migliorare la mobilità, la tecnica, le transizioni negli esercizi richiede molto tempo e pazienza. E riguardo questo, ragazzi, se ti posso lasciare qua un video per comodità sotto giù, ti posso dire che questo video ti porterà a capire che come ci si allena per la mobilità. Fallo, fidati, i tuoi risultati cambieranno da così a così, te lo dice chi li ama questi esercizi e chi se li trascina veramente da tantissimi anni, 20, 21, lascia perdere. E quindi ragazzi, andiamo a vedere che cos'è questo movimento di antero e retroversione del bacino. Mi metto di lato così ci capiamo meglio. Quindi, questo è un antero. E questa è una retroversione, antero, retroversione del bacino, ripeto ancora una volta, antero, retroversione del bacino, quindi anteroversione, spingo i glutei dietro, retroversione li porto avanti e quindi andando in questo caso, quindi nella retroversione, in questo caso vado a compensare la curva fisiologica che in molti esercizi è importante per evitare, no, di andare a scaricare appunto ulteriormente sulla colonna. Quindi questa retroversione ti garantisce una chiusura maggiore dell'addome e quindi da qui vai a guadagnare in sicurezza e in performance. Per esempio, uno degli esercizi su cui si può applicare questo movimento è il military press. Io non ho un bilanciere in questo momento, ma l'elastico più che sufficiente. Ok, da qui, ragazzi, nel military press, beh, mi giro, nel military press, ragazzi, di solito si tende a fare questo errore. Guardate la mia schiena, guardatela. Guardate la mia schiena come tende a sbilanciarsi, ovviamente a caricarsi in maniera sbagliata. Da qui che faccio? Chiudo. Questa faccio la retroversione, attenzione qui. Quindi mantengo al sicuro contraendo forte l'addome e tenendo appunto questa retroversione stretta. Come per esempio un altro esercizio che si può vedere è il famigerato plank, ragazzi. E quindi ragazzi, io farò un plank. Vediamo se sei in grado di dirmi dove sto sbagliando. Ci sei arrivato? Ci sei arrivato? Ok. Nel mio caso, ovviamente, ho gli addominali e i lombari abbastanza allenati, sono forti, cioè potrei permettermi un plank in maniera del tutto sicura, semplicemente rimanendo in questa posizione. Ma guardate se applico la retroversione in questo caso, guardate, chiudo forte, guardate questo lavoro che fa la schiena, guardatelo questo lavoro, quindi da qui chiudo forte, mi garantisco ancora un maggiore lavoro dell'addome e mi garantisco ovviamente l'aspetto sicurezza. Quindi ricordatevi,
retroversione, questa è anteroversione, questa è retroversione del bacino. Quindi fondamentale anche in questo esercizio. Ragazzi, a proposito di schiena lombare, ti lascio velocemente qui sotto o qui attaccato un video dedicato proprio al potenziamento, uno dei video dedicati al potenziamento della schiena, e ovviamente se te ne interessano qualcun altro di questi me lo scrivi sotto nei commenti. E quindi vediamo come applicarlo. Oh mio Dio, aspetta che adesso lo dico. Al famigerato squat. Dio mio, qui che cosa può succedere? Spero moltissimo nei commenti, così ci confrontiamo. Ma se sei tra quelli convinto che il ginocchio non possa superare la punta del piede, sei completamente in errore. Semmai l'errore vero che si può commettere, generalizzo, è quello di andare a sollevare il tallone da terra mentre si esegue questo esercizio, e così perdi tutta la stabilità, ovviamente. Allora ragazzi, come possiamo applicare questa anteroretroversione anche nello squat? Ragazzi, nello squat ovviamente c'è tanto da dire, c'è tanto da spiegare, non è questo il video, proverò solo a farvi capire effettivamente come renderci sicuri in questo caso. Allora, se io faccio uno squat, e questo dovrebbe essere un ottimo squat, sì, dovrebbe essere un ottimo squat, dove ovviamente da qui, forse se mi giro lateralmente lo riuscite a vedere, da qui ragazzi, veramente nello squat ragazzi la curva fisiologica, mantenerla è importantissima, ma qui ovviamente poi è molto soggettivo, bisogna studiare molto i casi, ma per rendere sicuro, quindi ed evitare di perdere questa curva lombare nella fase finale dello squat, quindi da qui, forse di qua mi vedete bene, da qui ragazzi mi giro, in questo caso mi garantisco un'anteroversione, in questo caso mi garantisco un'anteroversione chiudendo forte l'addome, e da qui giù, vedete, quindi non vado a perdere, quindi da qui giù mi garantisco questa anteroversione e tengo contratto l'addome, quindi non so se vi è chiaro. Questo è l'errore comune, arrivi giù e ti perdi, quindi fai questo, di solito avviene questo con la schiena, ok, invece garantisco l'anteroversione, chiudo forte l'addome, quindi mi creo una bella cintura e da qui spingo, ok, quindi contraggo, vedete, e riesco a mantenere una posizione abbastanza corretta e sicura. Chiaro anche questo? Ok ragazzi, grazie veramente di aver guardato questo video, spero che ritornerai sul canale del coach, semmai lascia un bel mi piace così aiuterai a crescere questo canale, se ancora non l'hai fatto mi raccomando prova ad iscriverti, è qui semplice, giù, è gratuito, non ti costa nulla, 10 secondi massimo, ok? Noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene, ciao!